ci siamo detti in settimana, e la terza è sempre quella col maggior dispendio energetico. E alla fine c'è la stanchezza da parte nostra, anche da parte loro, però quando devi difendere è più facile piuttosto che quando devi proporre gioco e devi cercare di far gol. Quindi sotto questo punto di vista loro magari sono stati un po' più avvantaggiati. Non abbiamo avuto la capacità di far gol, anche magari creando affolate delle situazioni favorevoli, e quindi questo purtroppo è il risultato finale, che va accettato perché a volte si rischia queste gare anche di perderle. Vabbè, l'aspetto climatico era un po' particolare, però insomma c'è stata anche un po' di annebbiamento, no? Da parte di testa, e è normale che alcune situazioni vanno anche migliorate. No, a mio parere non è stata sicuramente una bella partita, ma abbiamo fatto una buona prestazione, anche perché abbiamo sempre creato noi il gioco, sia da una parte che dall'altra, sia nel primo che nel secondo tempo. Sì, peccato non aver segnato, però a volte queste partite si perdono e ci prendiamo questo buon punto. Può essere sicuramente la terza partita in una settimana, fisicamente si sente, però di certo non può essere una scusante, anche perché siamo allenati per questo, di conseguenza. Considerando che abbiamo giocato anche con Bologna e Catania, che lottano per andare su, però se vincevamo oggi, la vittoria con Bologna e il pareggio sarebbero servite di più. Peccato, però 5 punti sono buoni. Sicuramente col fatto che chiudersi tutti dietro ci ha portato a giocare male, però d'altronde poi male. La palla l'abbiamo sempre noi, il gioco l'abbiamo sempre creato, è mancato solo la zampata finale. Titolare diciamo è una parola un po' grande. Io vengo dalla Lega Pro, quindi mi sono sempre conquistato tutto. Ora speriamo di convincere anche il mister, lo sto facendo, e l'importante comunque è fare bene sia io che la squadra comunque. La Serie B è un campionato tosto, c'è molta più intensità, le partite comunque ogni squadra vuole vincere, non molla mai niente. E basta, dai, ora pensiamo alla partita con Livorno, che cercheremo di far punti. Diciamo che fuori casa abbiamo più spazi, secondo me, quindi riusciamo a verticalizzare meglio anche e a manovrare l'azione in modo diverso. Ora vedremo piano piano anche di in casa di cercare di fare le prestazioni che facciamo fuori casa.